L'importanza di questa mostra è che è diramata sul territorio, come in realtà è diramato sul territorio il Marchesato di Saluzzo, che unisce la pianura, la collina e le alte valli che fanno corona a questo ambito. Alcune opere richiamano direttamente questo percorso valligiano, con Revello, con cose di Staffarda. Molte altre cose si possono vedere seguendo la guida che è stata pubblicata in occasione di questa mostra, che invita proprio a ricoprire, a ritrovare le strade di questa storia diversa. Il territorio del Marchesato di Saluzzo è un territorio condiviso e conteso fra le montagne. Per conoscerlo bisogna avere la pazienza e la voglia di conoscere Saluzzo, ma conoscere anche le sue montagne, perché la collettività saluzzese è sempre stata una collettività di artigiani aperta a ricevere le esperienze. Le porte di Saluzzo sono state sempre aperte, per questo hanno accolto nel passare dei secoli i trovatori provenzali e gli artisti del tipo di Hans Klemmer. Quindi un'attenzione a cosa veniva fuori di bello da tutte le parti, e per cui Saluzzo si faceva canna, si faceva anfiteatro. E la mostra è proprio un invito a passare dalle cose che si possono vedere qui ad andare a vedere le altre cose degli stessi artisti dello stesso tempo che non sono qui ma sono sul territorio. Quindi è un percorso aperto, perché la storia di un marchesato non si può focalizzare in un ambiente, in un museo. Per conoscerla bisogna scarpinare a lungo nelle varie città che sono state, o cittadine, o borghi, o frazioni, che sono state toccate dalla storia. Per questo è una mostra bella, perché non è una mostra chiusa, ma è una mostra che ti apre a tutta una serie di visite che si possono fare nel tempo.